verso la conclusione la legislatura alla provincia regionale di Agrigento. Gli assessori si susseguono a raffica. L'epilogo del valzer del Gattopardo. Il presidente della provincia regionale di Agrigento è nato e vissuto a Palma di Montechiaro e conosce bene il palazzo ducale, principesca dimora dei Tomasi di Lampedusa. E forse ecco perché Eugenio Dorsi ha coltivato un sogno sin da bambino: organizzare un valzer del Gattopardo. Adesso Dorsi, nel mezzo delle cammine di sua vita, ha realizzato il desiderio da fanciullo. Infatti è stato votato ed eletto presidente della provincia, anche se con i voti del centrodestra e poi ha virato sul centrosinistra. Prime prove della ballata gattopardesca. Poi ha restaurato la Scala Reale, forse unica opera compiuta della sua legislatura. E tra pochi mesi, alla conclusione del mandato, al Palazzo di Piazzale Moro sarà finalmente il giorno del valzer del Gattopardo. Sì, Eugenio Dorsi convocherà tutti gli assessori che ha nominato da quando lui è stato presidente. Opera difficile e titanica, e lo aiuteranno i suoi cortigiani, perché non è umano ricordare almeno una quarantina di persone, se non di più, che ti hanno affiancato nel tuo lavoro, sempre che tu te ne sia accorto. Poi, appena l'orchestra sarà pronta, tutte le decine di assessori, anche gli ultimi due o tre nominati lo scorso fine settimana e gli altri che lo saranno ancora, balleranno il valzer del Gattopardo. Omaggio al nulla, elogio del niente, 5 anni a saltellare, sempre al ritmo di valzer, da uno schieramento all'altro, gli assessori come meteore, 4, 5, 6 giunte, cambiando tutto per non cambiare nulla. Ecco perché alla Scala Reale si danzerà il valzer del Gattopardo, suggello finale della legislatura di Eugenio Dorsi. Che la sua sia stata la corte degli sfizi tra Palme e Mont Blanc non lo crediamo nemmeno noi. Lui ripete sempre che ha contenuto le spese, tirando la cinghia. D'accordo, ma non è d'accordo la Procura della Repubblica di Agrigento, che lo ha citato direttamente a giudizio, caso che ricorre quando la prova è evidente, per reati attinenti anche alla spesa del denaro pubblico. Forse Eugenio Dorsi il valzer del Gattopardo lo ballerà non alla Scala Reale del Palazzo della Provincia, ma nella sala di ingresso del Palazzo di Giustizia in via Mazzini.